Il complotto del gender, tre sarti e un referendum. Quando si parla di diritti civili, le unioni di fatto, o di libertà individuali, aborto, eutanasia, testamento biologico, si sente dire spesso: la società è più avanti della classe politica. In Irlanda sembra proprio così. Con un referendum popolare, la nazione, famosa per orti, birra e scogliere, ha votato a maggioranza, 62,1%, per cambiare la Costituzione e rendere legali i matrimoni tra due persone without distinction as to their sex. E mentre quasi tutti i partiti politici irlandesi plaudono alla vittoria del sì, altri governi preferiscono un limbo senza infamia e senza lode. È il caso dell'Italia. Nel bel paese, le meraviglie architettoniche e paesaggistiche potrebbero trasformare il matrimonio civile in un business internazionale. Vedi lo show George Amal Clooney in quel di Venezia. Eppure, una legge vera ancora latita. Qualche tribunale di tanto in tanto esorti il legislatore a legiferare in materia, ma per ora il signore in questione si limita a dire di avere tanti amici gay. Evidentemente non li frequenta abbastanza. In compenso non langue il dibattito. Vi si sono cimentati persino due sarti, che in cambio di illuminanti esternazioni hanno incassato qualche piccata replica e un tentato boicottaggio. Al festival dell'ognuno è libero di esprimere la propria opinione, Dolce Gabbana, o meglio, la metà più conservatrice del duo, ha confessato la propria preferenza per i processi naturali di fecondazione e bollato come sintetici i figli non concepiti alla maniera di Caino e Abele, indirizzando dunque la filippica contro tutti coloro che, per avere prole, anziché all'albero della vita, si affidano alla scienza. Amen. Alla coppia che virilmente sconfessa l'ambiente queer in cui ha alimentato gran parte dei propri affari, si è poi aggiunto un vicino di bottega, Armani. Re Giorgio, discettando aristotelicamente di genere e specie, ha emanato il suo monte napoleonico editto. I gay sono uomini al 100% e in quanto tali debbono vestirsi da uomini. La domanda, però, è: come si veste un gay? C'è una collezione omosessuale a base di tacchi a spillo e tailleur rosa smistata clandestinamente dagli ambulanti di Torre del Lago e Gallipoli per gli avventori LGBTQ? E la prossima misura quale sarà? Bandire dagli iPod le canzoni della Carrà e di Madonna? Serpeggia dietro questo parasillogismo una parola, genere, in nome della quale pare essere in atto un complotto internazionale. Tanto per chiarire, genere e orientamento sessuale sono due cose ben diverse, ma questo poco importa ai moderni inquisitori. Secondo i quali, una famigerata lobby gay, con una filiale, si è detto, in Vaticano, promuoverebbe nelle scuole la teoria del gender, inducendo i bambini a rifiutare l'amore per il sesso opposto e ad abbracciare una morale di depravazione che metterebbe donne e uomini sullo stesso piano. Ora, viste le brutalità delle strutture patriarcali e delle società in cui il potere è in mano a soli uomini, predicare la parità sarebbe persino benefico. Peccato che questo complotto sia solo nella mente di chi lo paventa e che da secoli siano gli e le omosessuali a subire roghi, discriminazioni, bullismo e internamenti nelle stesse amene località in cui venivano soppressi ebrei, zingari e testimoni di Geova. Tutte cose per cui non c'è stato bisogno di messaggi subliminali. È capitato e basta, alla luce del sole, o in certe notti, dei cristalli. Non è per niente ovvio trovare la morale di una storia che tocca la vita di milioni di persone, i loro sentimenti, i loro desideri e soprattutto i loro diritti. Di ovvio, in Italia c'è solo un annoso vuoto legislativo che prima o poi andrà colmato. E magari non con le t-shirt nere di Mr. Armani.